In questo esercizio un pendolo di lunghezza mezzo metro e massa m generica viene inclinato di un certo angolo iniziale alfa, questo, e lasciato andare da fermo in modo tale da colpire, quando giunge nel punto più basso, il carrello B, che ha una massa doppia 2m e procede verso sinistra con 40 cm al secondo di velocità costante. Due domande, cominciamo dalla seconda. Per sincronizzare l'urto, il pendolo va lasciato andare nel momento in cui il carrello si trova a quale distanza dal punto d'impatto? Quindi questa è la distanza richiesta. Seconda domanda, calcola l'angolo iniziale alfa affinché dopo l'urto il pendolo rimanga fermo nel punto più basso, nell'ipotesi di urto perfettamente anelastico. Infine, le stesse due domande nell'ipotesi di urto elastico.